Ciao, oggi prepareremo insieme le candele da massaggio vegan per San Valentino. Per preparare le candele vegan ci servono cera di soia, burro di karité, olio di cocco, meglio se biologico, cera di mimosa, che sono queste sferette, la vitamina E per non far irrancidire gli oli e il burro e un olio essenziale. La quantità di ingredienti che ci servono sono 40 g di cera di soia, 35 g di olio di cocco, 20 g di burro di karité, 5 g di cera di mimosa, poi servirà 1 ml di vitamina E e qualche goccia di olio essenziale. Per pesare gli ingredienti ho utilizzato una bilancia di precisione. I nostri ingredienti che abbiamo appena visto andranno riscaldati e possiamo riscaldarli o a bagnomaria, quindi ci servirà un contenitore di vetro, un pentolino ed è meglio inserire nel pentolino, io ho messo una presina, si può mettere una presina o uno strofinaccio ripiegato, di modo che il metallo non sia a contatto con il vetro e che quindi il calore non lo faccia esplodere, non faccia esplodere il contenitore. Oppure se scegliamo di scaldarli al microonde va bene anche una brocchetta di plastica come questa, che tra l'altro è più comoda per poi versare tutto il preparato nel contenitore, che io ho scelto questo vasetto di vetro, dove andremo a mettere il preparato e quindi la candela. Ci servirà poi un cordoncino per lo stoppino, questo aggeggino che serve per fermare lo stoppino. Una molletta che ci servirà sempre per lo stoppino e una siringa che in genere viene data in dotazione con la vitamina E e serve appunto per prelevare la vitamina E dal barattolo. Ora prepariamo il nostro stoppino. Prendiamo innanzitutto la misura del nostro barattolo e tagliamo il cordoncino alla misura che ci occorre. Poi dobbiamo infilare questa cordicina dentro a questo aggeggio che ferma il cordoncino. Questa è una cosa abbastanza odiosa. Spingiamo il cerchietto di metallo fino alla fine del cordoncino e poi con le forbici stringiamo la base di modo che rimanga ferma. Ora trasferiamo tutti i nostri ingredienti nel contenitore dove intendiamo riscaldarli. Io ho scelto la brocchetta di plastica perché scalderò tutto nel microonde. Mettiamo quindi la cera di soia, l'olio di cocco, il burro di karité, lo vedete al contrario, comunque. La cera, il e aggiungiamo il nostro millilitro di vitamina E che ho prelevato con la siringa. A questo punto mettiamo tutto al microonde finché tutti gli ingredienti non si saranno sciolti. Per preparare il nostro stoppino, quando il liquido è abbastanza sciolto, anche se non del tutto, immergiamo il nostro cordoncino all'interno del liquido. Lo tendiamo, lo appoggiamo su un piattino o su un pezzo di carta stagnola ben teso e lo mettiamo in freezer per qualche minuto di modo che si raffreddi e si indurisca. Ora aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale, io ho scelto la lavanda. Ne ho messe 15, non andrebbero mai usati gli oli essenziali nei liquidi caldi comunque perché sono volatili, però in questo caso non possiamo fare diversamente perché altrimenti la cera di mimosa si solidifica e non riusciamo più a travasare il nostro preparato nel barattolo. Recuperiamo il nostro cordoncino, lo teniamo fermo con una molletta al bicchiere. Questa è l'operazione più antipatica e versiamo la nostra candela dentro
nel vasetto. Questo è il risultato della nostra candela finita. Diventa così solida dopo 24 ore a temperatura ambiente o dopo 2 o 3 ore in frigorifero. Ora la possiamo accendere. Dobbiamo aspettare che si bruci un po' lo stoppino e che si sciolga leggermente la cera. Quando la candela si sarà leggermente sciolta, ne versiamo una piccola quantità sul palmo della mano e possiamo assaggiare direttamente sulla pelle. Spero che il video vi sia piaciuto e che preparerete tante candele per dei massaggi molto sensuali a San Valentino. Ciao, al prossimo video!